pensiero. Cari amici, come potete intuire, qui in casa della famiglia Bettoni non si resta mai con le mani in tasca, si lavora sempre, giusto? Sempre. Senti, prima ci hai parlato del vostro formaggio caprino fatto lì, ma io so che lavorate anche il latte di vacca, creando appunto questo formaggio che si chiama Silter. Perché si chiama Silter? Dialetto vuol dire stanza di stagionatura, silter. I nostri anziani in Malga chiamavano silter dove portavano a stagionare il formaggio. In Malga? In Malga. Senti, perché lo stiamo oliando? Di solito noi ogni 15-20 giorni, quando li giriamo, gli diamo un'oliata con l'olio di lino per tenerli più puliti. Se vuoi, Jessica, io sto qua tutto il giorno a aiutarti. Volentieri. Perché mi diverto. Senti, però noi dobbiamo dire una cosa molto importante, perché questo formaggio, il formaggio Silter, è a denominazione di origine protetta, e cioè significa che a tutela di questo prodotto c'è un consorzio di cui fa parte la famiglia Bettoni. Parliamo di un formaggio che deve essere realizzato con latte proveniente da un'area ben precisa, ovvero la Val Camonica, seguendo giustamente un disciplinare rigidissimo. Prima di vendere un silter bisogna al minimo lasciarlo qui nella nostra cella per 100 giorni. Prima, perché a 100 giorni, come tu vedi, viene il tecnico del consorzio e lo batte, lo guarda, lo misura, se è idoneo per la marchiatura. Quando il formaggio è idoneo, viene impresso questo marchio a fuoco. Ecco dove siete. Eccomi, Elenia, un piacere conoscerti. Ciao. Le donne che porteranno avanti un'azienda di famiglia. E questo è il futuro di questa terra, no? Eh sì. Senti, c'è qualcosa che magari vorreste dire a chi volesse fare il vostro lavoro? Che deve essere matto. Perché? Matto? Perché matto? 365 giorni, non ci sono né Natale né Pasqua, è sempre da lavorare. Allora, abbiamo capito che è una scelta di vita, si fanno sacrifici, ma danno anche grandi... tante soddisfazioni. Ragazze, cosa vi devo dire? In bocca al lupo. Grazie. Complimenti.